Nacque lezione 8. Ecco, prossimo video. Da qui dobbiamo cominciare a pensare. Se ti piace il mio programma, premi mi piace, iscriviti e condividi. A rivolgersi verso l'esterno, ma noi ci conosciamo abbastanza, sappiamo come muoverci. E allora arriva Pong, Pong l'abbiamo capito, cioè lavoriamo per ognuno la capisce in funzione a quanto pratica e a quanto riesce a costruire questa situazione, questa sensazione. Ci sono persone che cominciano, dopo un anno hanno una sensazione, ma dopo 2 anni cambia, dopo 3 anni cambia, dopo 5 anni cambia, dopo 10 anni cambia questa sensazione di Pong. Per cui deve essere sempre più, sempre meglio, sempre più dentro questa situazione. Quindi dentro si modifica in un modo speciale, tutto funziona bene perché tutto siamo una sfera di energia, ma attenzione, adesso ci muoviamo con l'esterno, cioè siamo connessi con l'esterno. Il Pong ci permette di essere connessi con l'esterno. Ogni parte del corpo, se uno mi tocca, è come se toccasse tutto il corpo. Non è che tocca un punto, tocca una sfera e lei si può girare, si può muovere, capito? Quindi è molto importante questo Pong. I piedi non devono essere troppo larghi perché questo significa la provenienza non è sicura. Cioè, se i piedi sono larghi, sembra che c'è più stabilità, ma c'è una parte del corpo che non è stabile. Invece se sono più, questo è tradizionale, più tradizionale, i talloni quasi si sfiorano, eh? Questo è molto tradizionale. 45 o 90, questo è molto speciale, ma attenzione, attenzione, 45 per adesso va bene così. Quindi rifacciamo un attimo questo pong. Espansione, concentrazione, espansione, concentrazione, espansione. Concentrazione, espansione, concentrazione, espansione. Ok, per riprendere un po' il lavoro del precedente video. Adesso cosa bisogna fare? Adesso dobbiamo fare l'UGAN. L'UGAN è una questione che riguarda l'esterno, cioè se qualsiasi cosa che arriva dall'esterno, io devo fare il lu è femminile, è qualcosa che comprende, è qualcosa che attraversa. Non devo aver timore, devo solo gestire, saper gestire queste forze che vengono da fuori. Quindi il lu è qualcosa che viene, quindi io devo lasciarmi attraversare. Non devo oppormi a questa cosa, ma devo lasciar passare dentro e far scendere. E se non c'è questo lavoro è difficile perché ci sono muscoli, come si fa a passare sui muscoli? Devo fare sempre con la forza, invece con la leggerezza, con la distensione, con la concentrazione. Adesso proviamo a fare questo. Questo richiede molto lavoro, molto, molto particolare.
Spong. Scendo sulla gamba davanti, vedete? La mano è molto leggera. Poi salgo sulla gamba davanti. Incrocio le mani. Poi scendo sulla gamba davanti, vedete? Come se avessi un volano, questo gira, perché io non so cosa viene e dove vuole andare. Io non posso intervenire, devo solo ascoltare. E poi vado verso, lascio passare. Ho risolto qua il problema, ma il problema potrebbe essere già risolto qua, no? Tac. E mandare di qua, questo è lui, questo è lui, non è qua, non è qua, è qua, tu, o tu, non devo decidere io, devo solo sentire per vedere questa forza da dove viene, per capire la quantità di forza, la quantità di energia e riuscire a gestirla, quindi è molto complessa, ma molto bella. Molto bella. Quindi scendo sulla gamba destra, salgo sulla gamba destra, scendo sulla gamba destra, scendo sulla gamba sinistra. Molto semplice, ma molto efficace. Adesso salgo e le mani sono giù, vedete, per le direzioni. Poi scendo, le mani salgono un po'. Questo fatto mi fa rimbalzare, vedete, questo si chiama G, questo si chiama G, G è qualcosa che scende, si allarga e va su, ma c'è qualcosa che fa giù, 45 gradi che entra, perché fino adesso non si è manifestata, vedete, entro da sotto come l'acqua. Quando mi sollevo, sollevo tutto ciò che è fuori, quindi entro da sotto e faccio G. Questo è un'energia che sale e comincia a uscire fuori. G. Quindi ho fatto L, ho fatto G. Questo prima vi spiego, poi li facciamo. Quindi da Pong facciamo uno. 2, 3, 4, come un tronco che scivola sul letto di un fiume, passa, poi G, energia che entra, energia che comincia a salire, e poi c'è An è come l'energia si espande in ogni angolo di questa stanza, l'energia si espande e io non devo più temere niente, tutto si è aggiustato, io ho il controllo totale di tutta la situazione di questa stanza, questo più o meno. E questa roba qua è una cosa che bisogna lavorarci per farlo arrivare, perché è molto complicato. Molti non studiano così. Io ho studiato profondamente questo aspetto, Pongia, perché è la base di tutto. Senza questo non si può fare forme strane, perché questa è come Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Questo è Pongia, Zai, Lie, Chou, Kao. Questo sono detta la legge di questa attività, di questa attività, perché fa bene a me. Poi si può operare per arte marziale, ma la prima cosa deve fare bene a me. Quindi c'ho questo Pong, lui è la cosa più difficile, perché lui deve attraversare dentro di me per scendere. Poi se vedo che è troppo gravoso, lo mando verso di qua. Scendo e poi G, rimbalzo verso l'altro, l'energia
va verso su e comincia a riempire tutta la zona. E io comincio a stare tranquillo perché ormai sono... Queste sono tutte possibili applicazioni di anno. Di anno. E anno. E l'energia anche esce, l'energia esce, deve uscire, deve continuamente rinnovarsi dentro di noi. Quindi è molto importante questo lavoro, molto onlogia. Adesso proviamo a fare, a farlo, a studiarlo in questo modo. Apro e faccio 1. Ricordate questo? 2 e 3. Piano piano. Pong. Piano piano devo avere una sensazione, questa. Poi la sensazione di lui. Scendo sulla gamba destra, salgo. Sinistra e destra sono insieme, vedete? E poi lu. Faccio scivolare. Poi entro con G. G. E poi G si trasforma in An. 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 Sono tranquillo. Ho gestito bene le forze che arrivano da fuori. Vedete sempre, wow, sempre le anche così, come abbiamo fatto. Adesso apriamo ancora e lo facciamo dall'altra parte. Le direzioni. Avanti, dietro, giù e su, pong, lì. G. Esce l'energia. Lo faccio una volta così, in questo senso. Espansione, concentrazione, espansione, concentrazione, espansione. Concentrazione, espansione, concentrazione, espansione, concentrazione, espansione, concentrazione, espansione, concentrazione. Espansione, concentrazione, espansione, cambio, concentrazione, espansione, concentrazione, espansione, concentrazione, espansione. Concentrazione, espansione, concentrazione, espansione, concentrazione, espansione,
concentrazione, espansione, concentrazione, espansione, concentrazione, espansione, concentrazione. Oh. Abbiamo fatto in tutte le direzioni in modo che si possa capire questa cosa. Quindi la base è questa. La base è questa, ricordatevi sempre. Sempre c'è questo. Sempre c'è questo. Perché io scendo e poi rimbalzo. Per poter sollevare pesi molto più grandi dei miei, devo scendere per sollevare. Quindi devo poter prenderli da sotto. Loro perdono la loro stabilità, allora poi ogni volta devo fare questo. Non posso scontrarmi con la forza. Questo è, in un certo modo, è scivolare dentro nell'aria, no? Senza, ma vedete, non ci sono linee, c'è un'espansione, concentrazione sempre. Sempre, non c'è mai linea. Poh, io scivolo dentro, non creo tensione, non creo niente, non creo tensione, non creo scontri nell'aria, sempre morbidezza, sempre. Quindi, Bon Lugian, io ho detto otto possibilità, Bon Lugian. Anzai le ciocao, ma adesso non si vedono perché questa è una cosa per principianti, ma questa cosa, anche se per principianti, è subito energetica, non bisogna cambiarla. Molti, anch'io insegnavo prima cose più facili, poi bisognava cambiare, mi dicevano ma allora è cambiato tutto, perché avevano ragione le persone, bisogna imparare una cosa difficile subito per non cambiarla. Lei deve cambiare, ma perché io lo lavoro, non perché arriva uno da fuori e dice oh, questo non va bene, cambia. Ok, vi ringrazio, al prossimo video. Altri video su Elite Taiji Club.